Un saluto a tutti, benvenuti al nostro appuntamento della settimana con Eurotruck Simulator 2 con il Turbo Star di Ralph Garage. E allora, oggi continuiamo il nostro bel percorso con il nostro Turbo Star. E vediamo un attimino cosa ci offre la ditta qua di bello. Allora, intanto vediamo se riusciamo a caricare carico personalizzato. Vediamo subito se funziona. Allora, carichiamo. Allora, in questo momento sto utilizzando Virtual Speditor per creare carichi personalizzati. Ma allora, l'altro era lì. Vediamo se mi dà ancora problemi. Allora, vediamo se il primo carico lo dà. Allora, intanto dobbiamo fare carica. Sperando che non vada in crash. Ok, per ora ci sta. Quindi, vediamo un po' se troviamo quello giusto. Scavatore, eccolo qua, Aberdeen Colley. Perfetto. Wila, Dennis carissimo, buon pomeriggio a te. Ben ritrovato. Come vedi qua ci siamo messi. Ci stiamo mettendo all'opera qua sul Mythical Turbo Star di Ralph Garage. Iniziamo la nostra settimana qua. Anche se effettivamente l'ho iniziata stamattina, però diciamo che ufficialmente hanno il via alle danze con il Turbo Star di Ralph Garage. Allora, mi sistema un attimo, l'altra vediamo un po'. La seconda città, così quando arrivo eventualmente mi trovo già il tutto pronto. Ok. Allora, vi facciamo carica. Vediamo se non è apparito. Albertin, ecco qua. Calì, perfetto. Andiamo. Ui, Ita, buon pomeriggio a te, carissimo, ben ritrovato. Facciamo lo shootout al mitico Ita. Okapparo Giro. Abbiamo iniziato il pomeriggio dopo aver fatto una bella carica Volgare a caffeina qua. sinistra. Ok, cerchiamo un nuovo percorso. Dopo aver preso un caffettino al volo, Tenersi a destra e poi voltare a destra. Voltare mi sto mettendo all'opera. a destra. Andiamo a fare un attimo lo
l'esplorazione. Non importa, qua. Troverò un nuovo percorso. Ecco qua. Sto ricalcolando il percorso. Ok, no, no, tutto a posto. Se, da come potete capire, la pilota... Voltare a destra. La navigatrice praticamente si è iniziata già a spazientire. Ha detto, pensa, non abbiamo nemmeno iniziato... Ha detto, pensa come si spazientirà alla fine di questo tragitto. Speriamo di no, perché qua c'è l'uomo d'oro qua, non so come si chiama questo personaggio, a sinistra. E fa una certa impressione durante la notte. Alla rotatoria prendere la seconda uscita. Che durante la notte, quando si accendono le luci là a posto degli occhi, fa veramente impressione. Opla. Pinguini. Uscire radioattivi adesso. Più o meno. Quello in realtà è un personaggio di Guerre Stellari, se non ricordo male, Star Wars. Solo che non mi ricordo come si chiama sto robottino. Prepararsi a voltare a sinistra. Fino a qualche giorno fa avevamo, fino a 2 settimane fa, avevamo Captain Price, il capitano. Voltare a sinistra. Mo abbiamo il sergente maggiore La Quaglia. Qui termina il nostro viaggio. Che è un personaggio di un film di Totò. Allora, questi sono troppo lunghi, 4 sono troppi, 3, ecco qua, questo qua, prendiamo questo, sperando che non sia retro sterzante, altrimenti qua ci prenderei un coccolone per fare una manovra. Non la riuscirei a fare in un solo passaggio, ma la dovrei fare in più passaggi. No, fammi guardare così. Avete visto come fa? Si mette alla fissa. Sbarra gli occhi, fa una certa impressione. Ah! Vai tranquillo, non ti preoccupare, Ida. Tanto qua stiamo. Ma è su PC o okay, sul cellulare? Andiamo. Che non sapevo che giochi sul cellulare avessero... Ok, tranquillo. Ah, caspita, non sapevo che esistessero anche le modifiche, le mod per i cellulari. Mi ha insegnato un'altra cosa. Vedi, non si finisce mai di imparare. L'ho detto sempre. Che non si finisce mai di imparare. E soprattutto quando si crede di aver scoperto tutto, aver imparato tutto, poi ti trovi a doverti ricredere perché dici, wow, però sta cosa non la conoscevo. Io pure in realtà le mod, tutte queste cose qua. Beh, a parte che avevo iniziato all'epoca con Flight Simulator, quella del 2012. Adesso. Poi dopo ho iniziato a giocare ad Euro Truck. Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. Ho scoperto che c'erano anche le mod, voltare anche qua. A sinistra. E diciamo pure che ufficialmente le mod le ho utilizzate prima su Euro Truck. Le prime mod erano quelle lì proprio, diciamo così, non realistica, ecco. Poi dopo, quando dopo tanto tempo che i miei amici mi hanno parlato di questa mod del Turbo Star, ho detto, ma fammi vedere un po' com'è sta mod. E infatti poi l'ho provata all'inizio e poi dopo mi sono trovato veramente una favola. E addirittura nel gioco che porto puoi crearti la skin che vuoi. Ah, spido,
È un po' come Gran Turismo su PlayStation, che Gran Turismo Sport ovviamente, che io volevo utilizzare, che ti Tenersi a permetteva sinistra di e poi voltare a sinistra. creare le skin con gli adesivi, con ovviamente le forme che ti dà Voltare a sinistra. il gioco. Però questa cosa dello sviluppo di giochi su dispositivi mobili non ci ho mai dato tanta attenzione, forse perché non è che mi attiri tanto, però è bello sapere queste cose. Almeno se mi trovo a parlare con qualcuno posso sempre dire che Ida mi ha detto che esistono anche le mod anche per i giochi su dispositivi. L'unico problema è che non devo... Ah, sì, le dimensioni dello schermo, se non ricordo. Sì, perché quello è un 16 non è adattato, se non ricordo male. Un 16 non che poi... Scusate un attimo. Dicevo, un 16 noni che a parità di risoluzione del streaming, per esempio, hanno adottato che il 720, ovviamente per questioni anche di grandezza dello schermo, sono molto più nitide su cellulare, quindi su dispositivo mobile che ad esempio sul monitor di un PC. Cioè, ho visto la mia stessa live, la guardo sullo schermo e mi sembra un po' sgranata. La vado a guardare sul tablet, sul cellulare e vedo che ha una risoluzione incredibile. E quindi dipende anche dalla grandezza del display. E quindi fa, come dici tu, questa cosa qui. C'è il fatto dei pixel, però fa fede anche, diciamo, anche la grandezza dello schermo. Quindi quello diciamo che in quel caso lì è una risoluzione, credo. Questa me la devo andare a studiare, passi, perché ho detto una grande cavolata sicuramente, poi me la devo andare a studiare. Diciamo, quella della live, sì, ti do conferma, vi do conferma che è così. Più l'immagine deve essere ingrandita, più di conseguenza perde di qualità. Ma io ho provato, ma mi dipinge anche il vetro. È un po' come la mod dell'autobus di Fernbus. A proposito di Fernbus, mi stavo scordando, ecco, wow, Ida, non so perché, ma quando entri tu in live, il pomeriggio soprattutto, mi fai ricordare sempre della stessa cosa. A parte Fernbus, il mitico Fernbus. Mi ero dimenticato di attivare i comandi quelli là per i suoni. Ecco qua. Oppla. Caspita, sono andato fuori strada. Non ha frenato. Spero di non aver fatto danni. Speriamo di non aver danneggiato il carro. Fernbus, quando guidi l'autobus ti ci fa chi sconfisciata le risate come sai fatto che tu sei Fernbus. Thank you. Allora, vediamo un po' se ho danneggiato il carico. Ui, che ho fatto? Non questo. Ui, scusate. Ok, ho appena danneggiato un po' la motrice. Oh, cappa, dai. Adesso mi sono ricordato di attivare gli altri soldi. Non ho capito perché non mi parte questa cosa insieme. È tutto l'ambaradammo. Oh yes, oh yes. Il Citaro, giusto, eh? Il nome del Mercedes.
Citaro. O sitaro, chissà, forse è una parola spagnola. Perché? Sitaro, citaro. Chissà che origine c'ha sta parola. Sembrerebbe così, spagnola quasi quasi. Ispanica. Spagnoleggiante. Quello più bello è il citaro. Ah, ma è quello lì doppio affusolato là. Che mi pare. Non so se l'ho vista da te o in un qualche live di Fergus. Che pure lui portava. Mi ricordo di un citaro, però ovviamente non è che mi ricordo proprio se fosse il K. Nelle ultime live che ha portato Fermus, mi sfugge. L'ultima live è stata settimana scorsa, sì. Comunque Fern è proprio un fenomeno quando fa il controllore, ormai mi fa morire dalle risate. C2 euro 6. Ah, ok. Il C2 euro 6. Costa così poco, 6 euro costa. Oh, cacchio. I birilli là in mezzo alla strada. Scia miseria. Meno male che 6 euro il modellino. Quello là in scala ridotta. Quello là che è in die cast. E poi 6 euro come ci compravi il bullone delle ruote. Forse sarebbe costato qualcosina in più, mi sa, il bullone per bloccare le ruote a meno 60 euro. Citaro. Lo citarono. E dissero poi 2000 euro di patente, magari, poi prendi le abilitazioni professionali, fai corso, cosa, queste patenti costicchiano, mamma mia. C'è l'amico Siberian Husky che sta facendo il corso per prendere la patente per il camion, mi ha raccontato che è bello difficile. Difficile, difficile, soprattutto le guide. Mi ha raccontato un po' di cose. Meno male che, fortunatamente, diciamo, sono molto molto severi, su quel che riguarda il saper guidare un mezzo. Altrimenti ci troveremo con persone magari che guidano per atto pratico, ma magari, come dire, non hanno la dimestichezza e la conoscenza giusta dei mezzi. Ovviamente conseguito la patente C per camion, però non era così complessa e complicata. Però quello che mi ha detto l'amico Siberian Husky, là sì, pure per le abilitazioni, insomma, per poter trasportare carichi particolari, queste cose qua. Sono tanti bei soldini che si investono. E insomma, poi sperando che col tempo poi si riescano a recuperare. Non dico ad ammortizzare, ma a recuperare magari e andarci in attivo, se volessimo dirlo Prepararsi a voltare a sinistra. nel gergo aziendale, economico-aziendale. Allora, girare a sinistra, ok. Voltare a sinistra. Ah, non sapevo che
ci fossero anche questi obblighi qui per le abilitazioni. Beh sì, chi porta gli autotrasportatori sicuramente devono avere una conoscenza sulla dotazione giusta per da trasportare poi quando si portano dei carichi. Oddio, però all'estintore tipo salvare relativamente se un principio di incendio e tu te ne accorgi là sì. Con l'estintore più o meno riesci a domare, ma quando si sono sviluppate le fiamme è troppo tardi. Infatti è quello che ho sempre detto a tutti quelli che quando vedono un po' di fumo che esce da qualche parte sono superficiali e non si preoccupano che ci possa essere, potrebbe esserci un grande incendio. Io sono sempre stato del parere che bisogna prevenire le cose. Per cui, quando si può, appena si nota qualcosa di strano, nel dubbio uno si adopera, cerca anche di far sì che non avvenga il peggio. Vuoi dire il passeggero, il camionista, l'autotrasportatore, anche conduttore o autista? Però se si è in due a conoscere i dispositivi antincendio, meglio ancora, questo sì, sapere quali prodotti utilizzare in base al tipo di materiale che è in fase di combustione, la schiuma piuttosto che la polvere o l'acqua relativamente serve, o in qualche caso anche il terreno, la sabbia, e insomma, diciamo che un pochettino pure io ho fatto un corso Andare dritto. di aggiornamento professionale, ho fatto un corso antincendio, anche se precedentemente avevo fatto tutta una serie di corsi che comunque mi avevano già Riorientamento. dato un'infarinatura, oltre che ho avuto un'esperienza diretta nello spegnimento di incendi, non come i vigili del fuoco, ma diciamo in un'associazione di volontariato per la protezione civile del mio paese. Per un periodo ho fatto parte della protezione civile, quindi anche lì abbiamo fatto un po' di corsi e quindi Tenersi a sinistra e poi continuare dritti. un pochettino di infarinatura ci sta. Comunque è bene sapere Andare queste dritto. cose. Perché se non conosci alcuni principi, come ad esempio in caso di incendio evitare di rompere le finestre, che non fa altro che alimentare l'incendio. Poi ovviamente i vigili del fuoco sanno più di noi, quindi loro quando rompono una finestra o buttano giù una porta sanno come si devono comportare perché sono addestrati a fare questo. Eh sì, sull'autobus ha voglia. Caspiterina. Scia miseria. Io qua mi distraggo e queste mi arrivano la multina. Non ti so dire se è così, però può darsi pure. In caso di Andare dritto. incidente. Beh sì, in quel caso là sì, perché se l'incendio arriva da tutto, sì. In caso d'emergenza rompere il vetro. Anche nei, mi pare. Eh sì, negli autobus, sì.
Mi ricordo di questa scritta sui finestrini degli autobus, quelli, non quelli di linea, quelli là di Gran Turismo, se non ricordo male. Su quelli di linea non ricordo di averlo letto, però su quelli da Gran Turismo, se non mi sbaglio, sì, c'era scritto in caso di necessità rompere il vetro. Diciamo che la rottura dei vetri ti permette di far defluire in maniera molto più rapida i passeggeri, questo sicuramente sì. Andare Anche dritto. perché le porte sono due. Quindi se tutte si accalcano là. Però se il principio è sotto e ci sono. Deve essere l'autista molto reattivo e molto veloce ad accostare e dire abbandonate la nave. Ah, da tre porte. Io quelli che ho visto forse erano quelli più piccolini, quelli da 40 posti. E allora sono rimasto parecchio indietro. Tu che sei più appassionato di queste cose qua, più, diciamo così, più le assimili queste informazioni qua, quindi le fai tue. Eh sì, perché beh, saranno anche più capienti, quindi comunque devono trasportare un numero maggiore di persone. Io non me ne intendo, però diciamo che sicuramente i più moderni sicuramente hanno tutta la dotazione. Mamma mia, qua 9.000 cavalla, facci la miseria. Facci la miseria. Però quella, beh, sui motori a diesel è tutta forza in trazione. Vedi già quanto pesano. Queste sono cose che io, uno come me che magari non è appassionato, non le approfondisce, però vedi, interessante. 15.000 cavalli. Eh sì, là perché è come se dovessero portare per il doppio del peso, ci sta. Ehi, da tu, zitto, zitto, bravo. Si vede che sei appassionato. Secondo me vuoi fare il conducente di autobus, scommetto. Quelli là da Gran Turismo. Avevo vagamente intuito. Allora poi quando prenderai la patente per il bus, poi ti regaleranno un bel citaro da 20.000 cavalli con triplo rimorchio, anzi tripla cabina, 24 ruote, con il turbocompressore da 1.21 gigawatts. Ma quelli costicchiano, mi sa. Già un camion costa parecchio, poi un autobus con tutti gli allestimenti, queste cose qua non costeranno poco. Aerobaltica.
adesso siamo entrati nel Regno Unito e ho visto due bandiere. Mamma mia, che impressione mi fa. Non lo guardare, perché altrimenti ti fa impressionare quel tipo seduto sul sedile, quello dorato, ma... Tre vagoni alimentato con motore a combustione o con motore elettrico. Buscar. Buscar. Low floor. E quello lì inglese com'è che si chiama? Ita, mi raccomando, non googolare, perché io ti sgamo. Ti sgamo se vai a googolare. Ah, ok, quindi con motore a combustione, sì. Termico, motore termico. Ecco il termine giusto, il motore termico. Con motore elettrico, in questo caso è motore termico alimentato a diesel. Sei sicuro? E ho visto che hai fatto col dito così, hai fatto... allora Google ce l'hai scritto qua. Quando dici cosa è sta cosa, digiti nella tua mente e poi ti esce il risultato. Ti devono chiamare Mr. Google, allora come stanno le cose. Qui Leonardo, ciao, buon pomeriggio a te, ben ritornato nel canale. Grazie Ita. In questo momento c'è anche l'amico Ita che stiamo chiacchierando un pochettino di autobus, di quanto costano e di strane configurazioni. Lui è appassionato di autobus. E tu, caro Leonardo, a parte farming, se non ricordo male, c'è qualche altro gioco che ti piace, o meglio la tua passione, di cosa sei appassionato? Io per esempio sono appassionato di fotografia, un po' di informatica, tutte queste cose qua. Oh, ricambio la mitico fattoria. Ricambio. Via. Ragazzi, scusate, ma dovete capire che questo aerobaltico, cioè io c'ho il Turbo Star che se non si fa una sgranchita di ruote qua, non è lui, infatti. Ecco qua. Andare dritto. Bot ha scritto fattoria, non la fattoria della farm di farming. Il bot ogni tanto legge una cosa e fraintende. Andare dritto. Grande Leonardo che domenica mi ha dato una bella mano, ci siamo divertiti. Ok Leonardo, grazie per essere passato in live. Ti auguro una buona continuazione di giornata. E poi, quando c'è un po' di tempo, dopo che hai fatto tutte le cose che devi fare, i compiti, se vai a scuola, dopo che ti sei fatto tutte le cose, allora poi vai a stare a trovare, come si dice, a perdita di tempo. Quando c'è altre cose da fare, non ti preoccupare, divertiti. Esatto, primi compiti, mi raccomando. Poi dopo passi nel canale, tanto se vedi che io ho fatto qualcosa puoi anche vedere
la replica, oppure ti puoi sempre guardare il video. Ita, hai fatto i compiti? Ya? Ah, guarda che è il T9. Che Leonardo sicuramente sta scrivendo dall'applicazione, col cellulare, quindi è normale. Perché la C e la V, annascia miseria. Tra l'altro, se guardi la tastiera, perché Leonardo magari se scrive da tastiera, scrive come me che non guarda i tasti. E quindi scrivendo velocemente, caro Ita, ci sta il fatto che se perdi la concentrazione schiacci un tasto per un altro. E soprattutto da touchscreen, fra l'altro, che basta che sposti il dito di mezzo millimetro, un micron sull'altro tasto che paff, ti prende la lettera dopo. Infatti pure io, per esempio, quando scrivo qualcosa, anche quando scrivo in chat, soprattutto prima di dare l'invio devi evitare di fare gaffe. Praticamente mi vado a rileggere il testo. Infatti una volta, invece di scrivere gâteau, che sarebbe il cateau, quello lì fatto con le patate al forno, scrissi gatto. Disse: ma che ti mangi il gatto? Quando andai a leggere disse: no, guarda, è il cateau o gâteau, che viene dal francese. Quasi disse, ma scrissi su WhatsApp e disse: ecco qua, vedi, questo è quello che mi sta mangiando. Infatti col cellulare me la devo andare a leggere almeno 2-3 volte. Esatto, invece di gatu, gateau, scrissi gatto. Dice che ti mangi un gatto. Quindi Leonardo, non ti preoccupare, io fortunatamente riesco a leggere fra le righe. Andare dritto, Miticaccio. L'hai vista l'ultimo video di Miticaccio, Ita? Su YouTube, lo sei andato a vedere? A me sta piacendo molto la serie di Nonno Anselmo, eppure la serie che sta facendo su Farming, quella là sulla mappa americana. Ah, vabbè. Vabbè, che adesso sei, diciamo, cioè, sei un po' più impegnato qua su Twitch. Io per esempio quando sto in pausa, tipo ieri, mi sono andato a rivedere un po' tutti i video che non ho potuto guardare nei giorni passati di Miticaccio, di RobbyMel81, di Nick, di Nora024, di Aleasso Allegragia, aie, l'amico Aleas, insomma, mi sono andato a guardare un po' di video che mi diverto, mi rilasso e prendo anche un po' di spunti quando magari lo faccio, poi lo dico che ho preso spunto da un'altra persona, YouTubolo. Quindi Ida, tu non sei iscritto su YouTube, quindi, da come ho capito. Ma su YouTube o su Twitch? Ah, Moreno, sì, Moreno su Twitch, il mitico Moreno. Sai, Ita, sto
Io essendo un po' più grandicello, no? Sto apprezzando anche l'umiltà con la quale Nick, Nora, Miticaccia e Robby Mel si rivolgono a noi, no? Ma vedi, per esempio, Nick c'ha tutti quegli... fa tutte quelle visual, lo stesso Robby Mel, Miticaccia, Nora, eppure rimangono sempre molto umili. Nonostante tutto, rimangono genuini, cioè veri, mentre invece ho visto tante altre persone montarsi la testa solo perché magari hanno, che ne so, 5.000 followers, 50.000 iscritti e credono che di essere super brave, magari sono un po', no, un po' arrogante, e poi continuare dritto. E che comunque fa svalutare anche fra l'altro tutto ciò che uno fa. Invece loro sono rimasti quelli che ho conosciuto, così come li ho conosciuti sono rimasti tuttora. Questa è una grande cosa, questa è veramente una cosa che mi stupisce, ma ovviamente mi fa apprezzare ancora di più il lavoro che fanno. Allora, limite 113, ma noi ci mettiamo a 105, che equivalgono a 100 km orari, precisi, precisi. Ma sì, vai. Sciogliamo un po' questi cavalli del Turbo Star qua. Sono 640 cavallucci in questa mod qua. Però qua mi ribalto, Mi sono ricordato che qua mi sono ribaltato una volta. E non vi dico che ribaltone ho fatto. Sempre dritto, giusto? Non mi guardare così. Ecco, acceso lo sguardo. Hai visto, Ita? Guarda, acceso gli occhi. Oh, scusate. Oppla. Voilà. Scusate, ma noi abbiamo il Turbo Star di Rough Garage. Permesso, largo, grazie. Guarda, acceso gli occhi, hai visto, Ita? Guardate, ragazzi. Inizia a destra e poi continuare dritto. Ok, qua devo uscire. Andare. Ah, destra, no, scusa. Ita, hai visto? Mi sta guardando con uno sguardo strano. Aspetta, ma qua è mai che mi tenga accinto, perché altrimenti qua, ogni volta devo andare a fare tutto sinistra, destra. Almeno così. Già, non fa così. Ma appena si farà buio, vi farò vedere due sfere luminose, che non sono le sfere di Dragon Ball, ma sono gli occhi del robot, anzi del robot. Limite 80 km orari. Accesi i fari sulla cabina. Beh, per ora diciamo che non ne ho bisogno.
I don't care. Siamo in discesa. Anzi, quasi quasi vado in folle. Ecco qua. Risparmiamo un po' di gasolio qua. Che già ho pagato, mi pare. 2000 e qualcosa di multa. Multation. A rischio di fare un viaggio e ci ripago giusto giusto i consumi e le sanzioni qua. Sensation. Ah, sono accesi, ok. Sì. In questo momento ci troviamo sulla parte destra dell'Inghilterra. Stiamo andando in direzione Calais. Andare dritto. Direzione Francia. In mezzo in trazione o rischiamo di fare il ribaltone. Ribaltation. Andare dritto. Va bene. E noi andiamo sempre dritto. Anzi, però qua devo esplorare queste aree qua di sosta. Sto cercando un nuovo percorso. Anzi, visto che mi trovo, faccio pure il rabbucco. Vediamo un po', così vi faccio vedere anche un po' il mitico Turbo Star dall'esterno, ragazzuoli. Ovviamente nell'attesa che venga anche rilasciato il Turbo Star di Peppe 978 su Farming. È stato già rilasciato il Fiat Agri, il famosissimo trattore indistruttibile, che su Farming 19 l'ho usato per oltre 60 ore. Poi dopo ho deciso di utilizzarlo per fargli fare, utilizzarlo come mezzo di rappresentanza, come il decano della farm, visto che è il mezzo più guarda che mannaggia miseria. Ecco, tutta colpa sua che si accendono gli occhi. Ida, hai visto chi c'è qua? Non vedi che fa impressione? Mamma mia, guarda, punta lì davanti che fai meno paura. Si vede che è iniziata la settimana, vero? Siamo tutti più felici, soprattutto io, perché quando sto sul Turbo Star mi sento una superstar. Tenersi a destra e poi continuare dritto. Va bene. Adesso mi tengo a destra e poi vado sempre dritto. Andare dritto. Sempre dritto, va bene.
Non in fondo a destra. E io vago! E io vago! Willa, Moreno carissimo! Mamma mia! C'è, ma vis? Ciao Moreno, buon pomeriggio! C'è Moreno, hai visto? Sei arrivato tu e quello si è piantato davanti perché voleva vederti. Cioè, diciamo, guarda un po', cioè io non lo so. Secondo me voleva guardare negli occhi quel tizio strano là. Buon pomeriggio, caro Moreno, e buona carica caffeina se non l'hai fatto, buona carica caffeina fatta se l'hai fatto. E soprattutto buon inizio di settimana. Nel canale ovviamente, ma la settimana sappiamo bene che inizia il martedì, il lunedì, solo che qua le attività le iniziamo il martedì e quindi il primo giorno utile per salutare è questo qui. Ma oh, sta al caldo, c'è nebbia, che non si vede nulla. Guarda, ti dirò di più. C'è un'alta probabilità di trovare la pioggia e o la foschia nebbia più nel continente, quindi in Francia, che nel Regno Unito. Un sacco di volte mi è capitato di partire dal Regno Unito così, tutto bello, limpido, sole, arrivo dove? A Calais, e inizia a piovere, la nebbia, la foschia, a volte anche delle tempeste tropicali fanno là. Scusate, ma c'ho questo affianco che mi fa una certa impressione. Da me ieri stanotte, caspito, spero almeno che la strada sia sgombera. Qua non dico che c'è la neve, ma che ho utilizzato la mod della neve, l'amico, mannaggia miseria. Sono altre 1200. Miseria. Dicevo che l'amico Andrea 80BL, pure lui utilizza la mod della neve multiplayer, ma ho visto un sacco di persone che si giravano liberamente. Infatti una volta l'ho provata la mod della neve e ho fatto quasi un testa coda. Ya, non tanto, ma c'è abbastanza freddo. Solitamente il freddo dalle due parti è secco, non è molto umido se non ricordo male. La devo scaricare anch'io. Guarda, se posso consigliarti una mod, un camion fatto come stile, ti consigliere questo qua, Quella mod funziona nel multiplayer, quello di Truck SMP. Solo che dovresti contattare Andrea 80BL, non so se è ancora in live, e gli dici che sei un carissimo amico mio, e gli chiedi se ti gira il link dove c'è la mod sinistra e poi continuare dritto. Lo devo trovare anche. Ah, e vabbè, allora quando è così. Ovviamente incastrandola, sì. Con le tue esigenze, con i tuoi tempi, è perché questo è ovvio. Grazie, Ita. Quindi è l'Ives.
Ottimo, grazie Ida. Vediamo un pochettino chi fare il ride Tenersi a destra e poi a fine continuare. live. Intanto metto la mod del workshop A. Andare dritto. Aspetta, ma workshop, ma parli di farming, ho capito bene? O mi sono perso qualche passaggio, mi sa. Ah, ETS. Ah, il workshop, sì. Tenersi a destra e poi continuare dritto. E continuare. Ok. Andare dritto. Wow, mamma mia. Cioè, sto collezionando più sfogliatelle io qua che tutti quanti, zio. È una specie di improvvisazione, quindi la Tenersi a Lides. destra e poi continuare dritto. Anche io, sai, Morino, diciamo che fondamentalmente Andare dritto. ha una programmazione. Però per esempio l'unico giorno che mi varia il programma può essere il venerdì pomeriggio. Così come mi è capitato anche in altre occasioni, che è il giorno in cui solitamente porto Eurotruck per la seconda volta. E quindi solamente il venerdì vario la programmazione, l'orario resta più o meno lo stesso. Tenersi a destra e poi continuare dritto. Moreno91-basso-VR sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Thank you, Capitan Moreno. Moreno, yeah. Grazie. Ma io pure io, diciamo che non sempre sono puntuale. Però più o meno cerco di almeno di portare più o meno sempre gli stessi argomentation, diciamo così, nella programmazione, portare i contenuti scritti nella programmazione, tant'è che il venerdì adesso l'ho lasciato vuoto il titolo per quel che riguarda la programmazione, proprio perché è una programmazione soggetta, cioè che può essere soggetta a variazione, quindi l'orario rimane quello, solo che può cambiare il contenuto da portare in live. 5 euro che Ida non mi dà. O sarraggi, o sarraggi, o sarraggi, o sarraggi, sarraggi benvenuto. Ecco parreggio, ecco parreggio, legge simuleto, simuleto, quando guida ce fa caputta. Dai, sarraggi, Ida 2165 sta tenersi a ospitando la sinistra e diretta. poi Zero ospiti continuare entrati dritto. nella diretta. Benvenuti. Grazie Ida, grazie per l'hosting. Ida, puoi gentilmente, anzi, Borino, puoi gentilmente digitare il comando punto esclamativo i piani, tutto attaccato, grazie. Non ti preoccupare, non succede niente. Facciamo un comando Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Grazie Ita, 5 euro, questa non so, guarda, io credo, guarda Ita, fai una cosa, prendi un
una bella mod del Turbo Star, no? Dici, guardi, io ti regalo il Turbo Star che è euro zero, però fai 1 milione di Everons in una sola, in un solo viaggio. Cinque Everons. Allora sono 10. Cioè, da qualche parte dovrei avere un sound alert di Totò, quello là che fa 500 lire al mese, lavatura, imbiancatura e stiratura. Se mi sbaglio, l'ho caricato. Error 404. Andiamo bene, andiamo. Eh certo. Se deve pagarsi 20 euro. Andiamo bene, bene. Il sound alert di Morino. Effettivamente non sarebbe difficile da creare. Dovrei soltanto studiare bene, osservare, iniziare a prendere nota e poi cominciare a comporre. Questi qua, questi sound alert sono nati così per gioco, tranne quello dello spot pubblicitario, i piani, che quello lì è vero. Qua mi fanno la multina. Oh, rallenta. Siamo arrivati in città qua. Sì, no, quella, la pubblicità. Mannaggia miseria. Qua no, cioè, non è possibile. Non ci verrò più negli Stati, nel Regno Unito qua. Mamma mia, quante multe ho preso oggi. Mettiamoci qua. Ah, siamo arrivati a Dover. Mettiamoci qua. I moderatori. Ah, è giusto, i moderatori non vedono la pubblicità. Caspita. No, nel senso che ho frenato, ma il semaforo era verde. Stavo pensando pure la stessa cosa. Alla rotatoria prendere la seconda uscita. Devo ancora prepararlo questo comando. Uscire adesso. Ma tu guarda un po', questo è come è venuto addosso. Cioè. Ma come siamo messi qua? Ah, meno male. 0% di danno alla merce. Prendere la prima uscita. Amore, non vorrei uscire adesso. Volendo si potrebbe fare anche IBAN. E qui il mi dissocio non ci sarebbe. E ci sarebbe, anzi, ci sarebbe mi associo. Più che mi dissocio. E quindi sound alert Peppiniello, quelle pizze diventano due. Prova, se qua devo prendere il traghetto. Che non è proprio ush, ma è veloce questo. Siamo a Dover, provincia di Dover.
dovete sapere che qualche sera fa stavo, siccome avevo settato dei nuovi parametri a Wisebot, stavo testando per vedere quanto fosse reattivo, sai, quando utilizzi il caps, queste cose qua. Oh, Wisebot, guarda Chris, Wisebot mi ha silenziato. Capito niente? Cioè, vorrei capito. Wisebot mi ha silenziato. Detta ah, sì, Wisebot. Fai una cosa. Fai 10 minuti dietro la lavagna, anzi dietro al monitor. Oh, ma qua dove mi devo imbarcare? Ma qua. Io ho detto Wisebot, adesso mettiti dietro al monitor e fai 10 minuti di silenzio. Non ha più parlato per 7 giorni. Cioè si è disattivato da solo. Infatti dopo 4 giorni ho detto, ma sto Wisebot perché non risponde più? Faccio lo shootout e non risponde. Sono andato a vedere, l'ho trovato disattivato. E per malusa. Non importa, troverò un nuovo percorso. È un bot un po' per maluso. E se l'è presa, eh? Infatti non mi ha risposto più, non mi ha guardato più. Poi quando gli ho detto guardi, io poi esco col turbo star, tipo di bianco, ha detto oh, cosa? Corrieri che suonano a casa. Vabbè, se ti hanno portato qualcosa buono, se sto vedi che calcolando il percorso, forse ti sono arrivati 5 Everons di dita. Per 5 25 o solo 5 per 4 e io che ti ho mandato la voce. 100.000 Everons. Vedi, Moreno, che sono tutte fotocopie. Anzi, a Massimo ti avrà mandato una valigia con 100.000 euro di pagherò, però di cambiali. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Oppla, meno male che non c'è nessuno. Almeno così. Uscire a destra. Uscire a destra, acqua. Nous sommes arrivés dans la ville de Calais. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à Calais. Gare de Calais. Signore e signori, siamo arrivati alla stazione di Calais. Prossima fermata Calais. Prepararsi a voltare a sinistra. Ladies and gentlemen, we are approaching to Calais station. Next station, Calais. Guayu, prossima fermata, stazione Calais. Siamo arrivati a Calais. Prossima fermata a stazione Calais. Andate. Moreno 91-basso-basso VR ha appena brindato con 5 caffè. Grazie mille. C'è 5, ecco i 5 euro anche se non sono euro. Grazie. Grazie Moreno, grazie per i caffettini. Che a quest'ora non di nego che dopo finita la live forse un pizzico di caffè lo vado a sorseggiare.
Fine del viaggio. Fine del viaggio. E mo viene il bello, ragazzi, il parcheggio. E lo sapevo, ovviamente. Non mi potevo mettere là di fronte. Vediamo un po'. Con il retrotreno si è autosterzante. Bisogna anticipare tutte le manovre, come ha detto il grande Jason Farm, il gran maestro Jason Farm. Allora, giriamo così. Ok, dai, di moccio è standard. Jack. Chiamata qualcosa di buono? Ma allora, oh, mi sa che mo tocco il rimorchio dietro. No, mamma mia, ragazzi, questa potrei definirla la mia peggior traversata. Ho preso solo multe. Veramente ho preso solo multe. Multa in fua. Qui ci vorrebbe il famosissimo giapponese. Oh, ragazzuoli, ce l'abbiamo fatta. Oh yes. Applausi. Ok, allora ragazzi, il nostro appuntamento con il Turbo Star di Ralph Garage termina qui. L'appuntamento è per martedì prossimo con il Turbo Star di Ralph Garage, sempre la solita ora. Per voi che state guardando questo video in replica, la programmazione continua. Per voi che siete in diretta, vi chiedo la gentilezza di restare in live. E adesso farò il ride ad Andrea BL80. E allora ringrazio Moreno per il beat e ringrazio anche per la compagnia, ringrazio Ita, ringrazio ancora Dennis, poi ringrazio non so chi, comunque vi ringrazio tutti quanti voi. E allora, grazie mille a tutti, guaglioni, e state buono, aiuto, restate, andate.